La FIA ha riunito a Bologna tutti i team per celebrare il gala di premiazione dei campioni iridati delle varie categorie dell'automobilismo. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Sulla passerella che divideva i 100 tavoli con i 1000 invitati al Gala FIA 2022 sono sfilate le vetture a motore spento dei campioni 2022 e i rispettivi piloti. Una serata iniziata con la categoria karting e terminata con il podio del mondiale di Formula 1 con Verstappen, Leclerc e Perez, accompagnati da Chris Horner a rappresentare il team campione del mondo Red Bull. Sul palco la scena è stata presa più volte dal presidente Mohammed Ben Sulayem, noto anche per non disdegnare i riflettori e che per l'occasione non ha rinunciato a qualche frecciatina nei confronti di Horner. E al momento in cui al team principal della Red Bull è stato consegnato il trofeo riservato al vincitore del Mondiale Costruttori, Sulayem ha ironizzato dicendo che la Coppa non è un costo da inserire nel budget cap, ma è un premio donato dalla FIA. Horner non ha replicato, ma qualche istante dopo, commentando la stagione 2022, il team principal della Red Bull ha ricordato gli attimi concitati vissuti dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio del Giappone, quando con carta e penna alla mano si cercava di capire se Verstappen fosse o meno campione del mondo. È dovuto saggiamente intervenire Stefano Domenicali per mettere fine al fuori programma, riconsegnando la scena ai protagonisti. Per il resto la serata, molto apprezzata dai presenti, ha raggiunto il suo scopo, la celebrazione dei campioni 2022 e non solo. Sono sfilate molte macchine con il logo Red Bull che hanno vinto tanti campionati e Horner ha voluto dedicare il trofeo del Mondiale Costruttori ad una persona davvero speciale, che ha fatto moltissimo per il motorsport e la Formula 1. Infatti erano presenti tantissimi piloti che proprio grazie a lui hanno avuto una possibilità nel motorsport, Dietrich Mateschitz. Pochi minuti prima era salito sul palco un'altra leggenda che ha scritto pagine importanti nella storia della Formula 1, lo storico direttore tecnico di Brabham e McLaren, Gordon Murray, accolto con un grande applauso da tutti i presenti. Applausi che hanno fatto da sfondo anche alla premiazione di Kelly Rovanpera, apparso emozionato sul palco dopo il titolo WRC, come anche Kimi Antonelli e Zane Maloney, vincitore del trofeo di rookie dell'anno consegnatogli da Leclerc. Tra le varie premiazioni, Verstappen si è costantemente tenuto informato sull'andamento della partita di calcio Olanda-Argentina, ricevendo proprio sul palco la notizia dell'esclusione della sua nazionale. Non ha preso parte stranamente alla premiazione Lewis Hamilton, che ha ricevuto il premio per il miglior sorpasso dell'anno. E ancora più insolita è stata la mancanza di un'altra persona, della quale qualcuno ha esclamato: «Vedrete, Fred farà un bel lavoro». Le uniche domande in merito davanti ai microfoni sono state rivolte a Leclerc, che però ha dribblato senza esitazioni, che sono scelte di John Elkann e Benedetto Vigna. Buon Natale a tutti, perché siamo qui a Bologna, a casa nostra. Oh. Grazie, ciao! Hey.